Parlando di forze armate, quindi esercito, aeronautica e marina militare, stiamo parlando di 700 corse al giorno, 150 treni, circa 150.000 persone trasportate nel territorio regionale, solo esclusivamente territorio regionale, e potenzialmente le forze armate che potrebbero chiedere di poter fruire di questo nuovo servizio e partecipare a questo nuovo servizio sono circa 9.000 unità. Ma la deterrenza, avere un militare che si dichiara e quindi si fa censire a bordo del treno, un militare in divisa che nel momento in cui ci fosse un problema il capo del treno lo può contattare, sa dove, qual è la sua postazione e potrà avere un valido aiuto. Penso anche che si debba ricordare che a livello nazionale quest'anno abbiamo avuto un bilancio di oltre 250 aggressioni a bordo e in Veneto 31 aggressioni, che non sono poche per una regione come Veneto. Noi siamo la quarta regione d'Italia per aggressioni, dopo Lazio, Toscana e Campania. Vuol dire viaggiare più sicuri e più tranquilli, si mettono nei panni delle ragazze, delle signore, degli operatori, dei capotreni, che si ritrovano a volte davanti delle persone esagitate, fuori di testa, maleducati, gente che non sa cosa sia la civile convivenza, e noi siamo felici di avere le forze armate a nostra disposizione.